a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo libro che è anche il catalogo di una mostra ancora in corso alla Galleria Nazionale Umbra, dal titolo Il Maestro di San Francesco e lo Stil Novo del 200 Umbro, a cura di Andrea De Marchi, Verusca Picchiarelli e Emanuele Zappasoldi, che abbiamo il grande onore di avere i nostri graditi ospiti, ai quali io lascio subito, come mia abitudine, la parola perché ci parlino e del volume e di questa bellissima mostra. Quindi a voi la parola. Se posso iniziare io, allora, i cataloghi delle mostre spesso possono diventare occasioni per pubblicare degli studi importanti. In questo caso la mostra è il frutto di anni e anni di ricerche e il catalogo dovrebbe rispecchiarlo. Per questo ha una ponderosa parte saggistica, la prima metà del volume, che è articolata in vari saggi che aggrediscono la tematica da punti di vista diversi e complementari. La tematica che non è semplicemente la monografia di un artista importantissimo, ancorché anonimo, che è il maestro San Francesco, ma fare il punto sul 200 e neanche solo in Umbria. Ecco, l'ambizione del volume è più vasta, affrontare la grande problematica della cosiddetta questione greca, insomma, degli influssi bizantini che dopo giunta a Pisano si intensificano in Italia centrale e trovano l'Umbria, Perugia, Assisi alla metà del secolo come un laboratorio esemplare. Poi la seconda metà del volume sono le schede e sono delle schede saggistiche quasi, ecco. Quindi le opere che vengono discusse e commentate sono poi occasioni anche per presentare tutta una serie di artisti che operano a lato del Maestro di San Francesco, dopo il Maestro di San Francesco, prima, giunta a Pisano stesso, questi altri umbri che sono il Maestro Santa Chiara, il Maestro del Trittico Marzolini, il Maestro dei Crocifissi Francescani. Quindi io spero che alla fine il volume, che è di 420 pagine, insomma, offra un panorama, insomma, su questi temi credo io nuovo, ecco, perché è un tentativo di fare un po' il punto e poi anche con punti, approcci metodologici anche differenziati, ecco. Poi sentiamo anche Emanuele Verusca su queste cose e anche, diciamo, sull'impianto storiografico più generale. Però io vorrei sottolineare il fatto che nei saggi introduttivi ci sono anche saggi di tipo storico-culturale, come in particolare quello della Milvia Bollati sul tema dell'origine dell'iconografia francescana in Umbria a metà del 200. E ci sono tre saggi, almeno di impianto molto originale. Uno, quello di Matteo Mazzaluppi, sulle scritture esposte, l'aspetto epigrafico. E si vede che in Umbria scrivevano enormemente, didascalie esegetiche soprattutto, e non senza correlazione all'esigenza comunicativa del francescanesimo. Mazzaluppi, tra l'altro, ha fatto una scoperta davvero incredibile, un codice che sta a Madrid del 200, che riporta tutti i titoli degli affreschi della Basilica Inferiore, cioè il ciclo più antico, con le storie di San Francesco. Cinque storie, ma in realtà erano molte di più, e lui ha trovato i titoli anche delle storie mancanti. Quindi capite bene che questo rimette in moto discorsi che riguardano la Basilica Inferiore, il Maestro di San Francesco, ma in generale anche la prima iconografia francescana, la metà del 200. Poi c'è un saggio della Francesca Pasut sui temi d'ornato, perché questa grande impresa della Basilica Inferiore, che storicamente è uno snodo, è la decisione di trasformare la Basilica di Assisi da una chiesa come quelle cistercense, aniconica, austera, ha una basilica con grandi vetrate oltremontane sopra e uno scrigno prezioso, tutto foderato da affreschi, come fosse entrare in un reliquiario, la basilica inferiore. Quello che resta è impressionante, ma è fortemente alterato e spesso non attira l'attenzione che merita. Voglio dire, non solo le figurazioni, ma gli ornati, i fascioni decorativi, i costoloni, che sono vistosissimi e di una varietà enciclopedica, caleidoscopica, straordinaria. La Francesca Pasut ha proposto un repertorio sistematico, da una parte, e poi un bel saggio interpretativo con i confronti a tutto campo,
e anche soprattutto con l'orefice d'Oltralpe di metà 200. Poi il terzo saggio trasversale riguarda un'impresa di Digital Humanities che è stata avviata contestualmente alla mostra, cioè una nuova rilevazione, che vuol dire nuvola di punti da una parte e fotogrammetria dall'altra, di tutti gli affreschi a Basilica Inferiore. Su quella base Federica Corsini ha ridisegnato le parti mancanti, distrutte, e ridato unità alle composizioni sia delle storie di Cristo sia delle storie di San Francesco. Questo è anche presentato in un video immersivo che c'è in mostra, ma è documentato in catalogo in maniera abbastanza esaustiva e credo, insomma, è materiale su cui si continuerà a ragionare nei decenni prossimi, perché è qualcosa di del tutto nuovo. Allora, proseguo io, prendo la parola io, prendo il testimone, come si dice in questi casi di staffetta. E ora, ovviamente il catalogo, lo ha detto bene Andrea, prima di me, deve da una parte restituire, almeno quindi fare il punto, anche lanciare, come nel caso appunto della scoperta importante di Matteo, anche messi al vaglio degli studi futuri. Insomma, noi speriamo che questa mostra non finisca nei 3 mesi con l'allestimento, ma insomma segni poi anche ulteriori studi in questa stagione. Allora, il compito della mostra, l'ambizione della mostra è un po' quella appunto di fare luce, gettare un fascio luminoso su una stagione che gli studi, soprattutto alla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, avevano ben messo in valore, ma che, come dire, hanno avuto una sfortuna radicale rispetto invece, no, alla grande fama che l'ultima fase della stagione, l'ultima stagione decorativa di Assisi, quella diciamo iniziata con Niccolò IV nel 1288, hanno un po' oscurato. Cioè vogliamo, come dire, dare un fascio di luce sul terzo quarto del 200, quando appunto ad Assisi, subito dopo la cerimonia di consacrazione degli altari ad opera di Innocenzo IV, si pongono le condizioni perché appunto questa basilica venga decorata sia con gli affreschi della chiesa inferiore, che poi verranno sbranati appunto nel tardo 200, sia poi con le vetrate in questo della basilica superiore. Le vetrate della basilica superiore vengono chiamati dei maestri europei, diciamo tedeschi e francesi, quindi come dire, Assisi e quindi l'Umbria in quella stagione è un centro veramente spiccatamente internazionale e la cultura figurativa del maestro di San Francesco ne risente fortemente. Ovviamente come dire, allinea, no? Sulla grande tradizione bizantina che Giunta Pisano mostra, insomma, con l'attività umbra negli anni 30, ma è aperta anche a una stagione nuova, appunto, con diciamo una coenè veramente complessa, ecco, quella assisiate, di cui il maestro di San Francesco è a un certo punto il dominatore, insomma, e intorno a lui abbiamo poi anche ricostruito tutta la complessa vicenda figurativa dell'arte umbra di quegli anni, appunto, un po' di nomi sono stati evocati, il maestro di Santa Chiara, il maestro delle croci francescane, il maestro del Trittico Marzolini, insomma, quindi dando una panoramica fino all'ultimo decennio poi del 200, fino all'arrivo di Cimabue intorno al 1288, secondo noi, in linea con gli studi appunto di Luciano Bellosi e di una tradizione critica importante. E quindi è questo, insomma, no, il compito della mostra e il catalogo lo rispecchia con la parte saggistica di cui si diceva prima e poi con queste schede abbastanza impegnative che sono non solo il punto di partenza per uno studio, insomma, di questi argomenti, nel senso che c'è una sintesi bibliografica
maniera molto accurata, ecco, e non abbiamo risparmiato, no? Spesso diciamo, ci sono, no, dei limiti di battute, spesso anche gli editori sono un po' insensibili a queste esigenze che invece gli studiosi, no, spesso vogliono perorare. Invece qui devo dire che la Silvana Editoriale, insomma, ci ha lasciato carta bianca, per cui abbiamo avuto la possibilità di creare, insomma, di realizzare queste schede davvero insomma, voluminose, con anche un punto sugli studi, un punto storiografico, insomma, e poi anche, come diceva prima Andrea, delle proposte nuove che verranno al vaglio, che andranno al vaglio poi degli studi futuri. Allora, prima di tutto, poiché sia Andrea che Emanuele hanno auspicato che gli studi avviati in occasione di questo progetto non si interrompano qui, vorrei dare l'annuncio che il 6 e il 7 giugno prossimi proseguiremo su questa strada in un convegno nel quale un po' il gruppo di lavoro della mostra, sicuramente sarà lo zoccolo duro dei partecipanti, ma insomma anche altri studiosi ed altri colleghi che si occupano di questo argomento, rifletteranno e ragioneranno, intorno al Maestro di San Francesco, al suo tempo e al suo contesto. Il convegno, si terrà in parte a Perugia e in parte ad Assisi e sarà occasione per annunciare e dare anche forse i primissimi, insomma, risultati sul campo il cantiere di restauro delle pitture murali del Maestro di San Francesco nella Chiesa Inferiore di Assisi, perché fra i positivi, come dire, contraccolpi, chiamiamoli in questo modo, del lavoro al quale ci siamo dedicati, c'è proprio questo, l'aver attirato un'attenzione completamente rinnovata sul capolavoro di questo pittore e l'aver spinto il Sacro Convento ad affrontare appunto, a inserire nel suo programma di manutenzioni e restauri anche il ciclo con Storia di San Francesco e Storia di Cristo affrontate, da cui sostanzialmente muove, no, la ricostruzione della figura e dell'esperienza artistica del Maestro di San Francesco. E quindi si tratterà certamente di un'occasione di nuove scoperte, di nuove riflessioni che molto avranno a che fare anche con la tecnica. Questo è un aspetto sul quale intenzionalmente, proprio in previsione di questo tipo di approfondimenti che sarebbero stati consentiti dalla diagnostica e in seguito dall'intervento vero e proprio di restauro, è un tema, dicevo, su cui ci siamo un po' meno soffermati, ma che presenta una serie di aspetti di interesse, tutti da considerare e tutti da capire, a iniziare da un'alterazione dei materiali che sembra comportarsi in maniera differente anche in zone contigue, no? Anche nella stessa porzione di affresco. E quindi ecco, se troverete, chiedo scusa, se troverete una carenza, una mancanza in questo senso, c'è una ragione e gli atti del convegno magari saranno l'occasione per andare appunto ad approfondire. Mi riallaccio a quel che ha detto Emanuele a proposito delle schede corpose, delle schede sostanziose. Si tratta di una scelta che insomma, si ripete per quel che riguarda la Galleria Nazionale dell'Umbria. E noi crediamo che molto spesso una scheda di catalogo sia l'occasione di riconsiderare un'opera sotto molti punti di vista, a cominciare da quello attributivo, l'analisi dei caratteri stilistici, l'analisi degli aspetti iconografici, e in un momento in cui l'editoria si può concedere sempre di meno delle operazioni impegnative dal punto di vista dei tempi e dal punto di vista dei costi, le possibilità che un istituto autonomo ha in questo momento di poter fare una valorizzazione, chiamiamola così, che sia anche molto ricerca e approfondimento, stiamo cercando di coglierle proprio per, insomma,
per andare a svolgere un ruolo che ci sembra necessario e che forse non tanti altri istituti culturali hanno la possibilità di rivestire e di sostenere. Credo che sia stato detto molto su tutto quel che c'era da affrontare, quindi non mi dilungo ulteriormente. Non so, abbiamo tralasciato qualcosa? Chiedo ai miei colleghi, ma non mi sembra. Verusca non ha parlato del suo saggio, e forse è opportuno ricordarlo, perché tutti e tre abbiamo contribuito con tre saggi abbastanza corposi. E il primo è quello di Emanuele, che è un panorama complessivo dello sviluppo della pittura in Umbria nel 200, dal contributo seminale di Giunta Pisano fino alla fine del secolo, all'arrivo di Cimabue nel grande cantiere della Basilica Superiore, Cimabue, Torriti, Giotto, eccetera. Io ho ripercorso la vicenda del maestro di San Francesco, invece Verusca ha pubblicato un saggio con, come dire, la mostra fuori dalla mostra e quindi dei luoghi particolarmente significativi tra Perugia e Assisi che conservano pitture murali di questo momento storico. E tra questi spiccano due monumenti davvero straordinari che sono la chiesa dei Templari di San Bevignate, scusa Verusca, ti tolgo d'imbarazzo e ne parlo io, ma e l'altro è il complesso cistercense femminile di Santa Giuliana. E diciamo ci sono due piccole monografie in questo saggio su questo periodo del 200, le pitture che presentano problemi molto complessi di ogni sorta, anche iconografico, e quindi è importante perché si offre una sorta di atlante che allarga lo sguardo oltre la basilica inferiore di Assisi. Inferiore e superiore per le vetrate, insomma, dove opera il maestro di San Francesco, oltre San Francesco al Prato e la grande chiesa francescana di Perugia, da cui viene la grande croce con la data 1272, che è il capolavoro della Galleria Nazionale dell'Umbria, e il dossale opistografo che è stato ricostruito per l'occasione. Ecco, oltre questi due grandi monumenti, San Bevignate e Santa Giuliana in particolare, ma altri monumenti ancora, aiutano ad avere una visuale territoriale che fa un po' intuire come l'Umbria in questi decenni assurga proprio un ruolo storico strepitoso. Ecco, è chiaro, il motore di tutto è il grande santuario francescano, ma non solo. Negli anni 50 il Papa, dopo la morte di Federico II, rientra in Italia e soggiorna Innocenzo IV per 2 anni a Perugia. Lì poi succederà anche Alessandro IV. È un momento cruciale a livello storico che si riflette anche in questi progetti artistici straordinari. Ecco, io spero il libro aiuti a prendere familiarità con un universo che forse non è così noto anche a un pubblico più vasto. Se mi posso permettere, Andrea, aggiungo, siccome la gran parte dei cicli, degli affreschi di interesse per questo spaccato di 200 Umbro scusate, Umbria settentrionale, perché di questo comparto, insomma, di quest'area della regione stiamo parlando, insomma, presentano delle difficoltà non trascurabili di accesso, perché Di sono. accessibilità, certo, di Esatto, sono accessibilità. conservati in siti non aperti al pubblico, mentre invece il 20 ed il 21 aprile, in un'iniziativa che abbiamo chiamato Weekend del 200 Umbro e a cui stiamo lavorando e lavoriamo in collaborazione con il Museo del Capitolo di Perugia, daremo la possibilità di visitare appunto questi complessi e quindi la chiesa di San Matteo degli Armeni, che è di pertinenza appunto del capitolo della cattedrale, e il complesso di Santa Giuliana, che è sede della scuola di lingue estere dell'esercito italiano. Ci sarà ad esempio l'ex chiesa di San Giovanni del Fosso, che è un'abitazione privata ora e che conserva dei cicli addirittura anteriori rispetto al periodo di cui parliamo, di soggetto profano, in questo caso praticamente inaccessibile, è un'occasione insomma da non perdere. Chiaramente anche San Bevignate, che è un complesso museale, è visitabile, insomma, gestito dal Comune di Perugia. Comunque abbiamo inserito tutto all'interno di itinerari che possono essere svolti appunto in queste due giornate, 20 e 21 aprile. Molto interessante, quindi secondo me è importante intanto ricordare che la mostra
rimane aperta fino al 9 giugno alla Galleria Nazionale Umbra di Al Belluno. 10. Fino al 10? Sì, Allora io ho sì, sì. visto Fino al male 10 giugno. sul mio. Sì. Allora Anch'io sapevo fino al 9. cambierò Ah la no, è mia. giusto, no, scusa, fino al 9. Ho fatto confusione con la data di inizio. Avevo Benissimo. ottenuto di tenere aperto anche il lunedì, ecco. Allora, Allora, vabbè. Penso la dall'entusiasmo, data giusta perché perché troppo era una entusiasmo. novità. Avevo messo sul blog, sul nostro blog No, ha dedicato alle ragione. mostre, la mostra, appunto, oggetto di, poi, di questo volume pubblicato da Silvana Editoriale, che io ovviamente consiglio a tutti di acquistare perché merita. Anzi, addirittura meriterebbe di essere acquistato per andare a vedere la mostra, in modo tale che uno Beh, la vede e così. La nostra prepararsi speranza sarebbe adeguatamente. questa, perché la mostra poi ha un allestimento molto suggestivo, no? Che abbiamo, insomma, Cosa che nel libro non dato in concerto con l'architetta, insomma, certo. molto brava, che, no? Maria Quindi Elena Lascaro, giusto? giusto. È giusto Ricordiamo. ricordare perché effettivamente ha concretizzato i nostri sogni, diciamo così. Quindi io ricordo il titolo del volume, che è Il Maestro di San Francesco e lo Stil Novo del 200 Umbro, a cura di Andrea De Marchi, Verusca Picchiarelli e Emanuele Zappasoldi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri ospiti, appena pubblicato da Silvana Editoriale. Invito tutti ad andarselo a comprare, mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad ora. Grazie ancora a tutti voi e ci si rivede a Perugia. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci.